Buon pomeriggio a tutti, siamo di fronte a uno dei cantieri più importanti esistenti in Italia. Siamo nel comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, e siamo di fronte ad una delle gallerie che sono in corso di costruzione della opera infrastrutturale ferroviaria della Bari-Napoli. È un'opera che è stata praticamente interamente finanziata, perché ha un valore complessivo di circa 6 miliardi e 200 milioni, finanziati circa 5 miliardi, e ha una serie di lotti funzionali che sono già partiti. Le notizie buone sono che questo rappresenta un modello operativo che abbiamo replicato nello sblocca cantieri dal punto di vista gestionale, autorizzativo ed amministrativo. Qua è stato nominato, quando è iniziata l'opera, un commissario, e questo commissario, come ha affermato un tecnico responsabile di rete ferroviaria italiana proprio in un incontro che ho fatto poco fa qua al cantiere, ha dimezzato i tempi autorizzativi ed amministrativi dell'opera. Significa che i soldi lo Stato li ha già messi, ha ritenuto questa una delle opere infrastrutturali più importanti, che significa dare al Sud più infrastrutture e più possibilità di spostamento. Vi do semplicemente un dato: oggi, se volete spostarvi da Napoli a Bari in treno, impiegate circa 4 ore. Una volta che nel 2023 e quest'anno tutti i cantieri partiranno, o i bandi saranno come cantiere stesso, o i bandi saranno portati avanti e quindi le gare assegnate, da 4 ore circa si passerà a circa 2 ore. Significa che si dimezzano i tempi per il trasporto sia delle persone che delle merci.